è scattata l'ora solare. Non fate mai quello che state per vedere, perché certe cose può farle solo l'ospite che vi presento tra poco. Però guardate. Signore e signori, lo stuntman e non cascatore Massimo Vanni, ben arrivato, sempre con la nostra Ilaria Freone, critico cinematografico per Film TV. Allora, Massimo Vanni, stuntman, attore, maestro d'armi, coordinatore di scene di grande azione. Allora, lei ha partecipato a più di 100 film, 50 anni di carriera, possiamo dirlo. Sì. Ha iniziato ragazzino, come si dice a Roma. 71, era l'anno 71. Insomma, proprio ragazzino. Ma come è iniziato questa carriera prodigiosa? Lei è uno tra gli stuntman più importanti e più famosi che esistano. Insieme ad altri miei colleghi. Per carità, però adesso c'è lei e quindi parliamo di lei. Come è iniziato questo lavoro? Beh, diciamo l'amore per lo sport è in prima battuta. Mm-hmm. Poi l'amore per il cinema è l'input di cercare di lavorare in questo mondo fantastico, me lo diede un grande attore che poi è diventato un grande amico, Giuliano Gemma. Caro, e io un saluto al grande Giuliano. Caro, un grande attore. Eravamo molti amici. Io da bambino, mio padre, avevo 14, 15 anni, 12 anni, mi portò in una palestra, mi ricordo la palestra a Via Bari, e c'era questa palestra e sopra c'era il cinema. Uh-huh. Allora io andavo a vedere su al cinema tutti i film di Giuliano, dai primi Arrivano i Titani, come Ringo, no? Cioè, specialmente su Arrivano i Titani, Giuliano Gemma era favoloso come atleta, oltre che bellissimo, certo, un grande atleta, e faceva delle cose d'azione molto belle. Allora io andavo prima a vedere il film e poi scendevo giù in palestra cercando di imitare quello che faceva Giuliano, e non è che ci riuscivo tanto. Quindi... E poi però ci è riuscito perfettamente, perché insomma, cioè, quindi lei vedeva dal produttore al consumatore. Cioè, esatto, cercavo, vedeva e cercava di replicare. Cercavo di replicare. E quindi è stata un po' la mia scuola, il mio maestro è stato Giuliano. E però poi dopo... Poi dopo, piano piano, ho avuto la fortuna di fare un primo film, sempre d'azione, del grande regista Enzo G. Cassellari, come no? Che era Ettore Lo Fusto, dove praticamente Enzo era un po' la guerra di Troia moderna, in chiave moderna e anche in chiave comica. E servivano, dovevano essere fatte due bande, no? Due bande che erano antagoniste. Bande rivali. Esatto, bande rivali. E io feci, diciamo, il provino per fare uno di questi personaggi. Mi ricordo si chiamava Nuvoletta, era un ragazzetto che saltava. Visto quello che voleva, sì, operare era lei, eh? Sì. Ecco. E quindi, e poi in quel film io ebbi l'onore e l'occasione di vedere grandi attori, come, perché in quel film lì, Ettore Lo Fusso, c'era il grande Vittorio De Sica, Giancarlo Giannini, Vittorio Caprioli. Cioè, c'erano veramente... Mamma mia, restiamo seduti e non ci alziamo in piedi, anche perché a questo punto io vi faccio vedere una colluttazione tra questo signore e il suo Giuliano Gemma, con un volo che è stato calcolato all'incirca di 20 metri. È andata a finire bene, perché lui è qui in studio con noi, sta ancora qui, però vi prego, guardate, questa è super professionalità e super bravura, però io mi copro gli occhi. Aiuto! Basta, ma mi tira su! No, io ti mollo. Hai ragione, che non ne voglia. E vuoi che parlo, ma io non so niente. Brutto bastardo, io ti lascio andare giù. E va bene, parlo. Il mio compito c'era solo quello di consegnare la merce, l'aeroporto e stai che vuoi.
Consegnarla a chi? Alla foresta che vola, la forestiera, e a Zena Hostess. E a Zena che mi dice cosa che c'è da prendere in magazzino. E per chi lavora? Non so niente. Il mio dice per telefono e a consegno sempre in posti diversi. E hai preso anche le miniature di Rosalba Carriere? Sì, ma la mettila su! No, no, io non ti tiro su finché non mi dici cosa c'era in quella cartella lasciata all'albergo. Sì, un disegno del canaletto. Ah, bravo, e chi l'ha presa, Certamente non la foresta che vola, perché non è ancora arrivata a Venezia. No, non lo so, giuro che non so niente, e mettila su! Ah no, allora io ti mollo. No! No! Hai avuto paura, Mamma mia! Allora, la foresta che vola! Nella serie TV Caccia al ladro d'autore 1985, Ilaria Feole è boom, perché non è una cosa costruita a computer, è tutto vero? No, certo, perché una volta non c'era la possibilità di usare questi effetti. Infatti, come giustamente ricordavamo, è un mestiere, quello dello stuntman, che richiede del vero professionismo e sono persone che sono a volte pagate per farsi male al posto degli attori, ma soprattutto spesso sono pagati per quasi non esistere, sono effetti speciali viventi, nel senso che devono farsi... Che bella farsi... questa cosa, effetti speciali viventi. Io trovo questa che sia una bella definizione. Bellissima, bravo, bella, insomma, voglio dire, è vero. E c'è una grande tradizione in Italia a questo proposito che deriva dalla scuola circense, degli acrobati e che poi, come ricordavamo prima, appunto partiva, ha avuto una grande florida uso nei peplum, nei poliziotteschi, ricordavamo Castellari ma anche Corbucci. I peplum se erano quelli, cioè, peplum, quindi quelli dei forzuti. Dei vari Ercole, esatto. O Achille o chi per lui. Beh, i primi stuntman sono nati proprio dopo guerra con i film, i peplum, quindi servivano questi... Ripeto, questi ragazzotti atletici e quindi... Allora, qui le chiedo però, poi arriviamo a... abbiamo anche un libro, ma non svegliamo tutto subito. Massimo Vanni, come ci si lancia? Come ci si lanciava un tempo e come ci si lancia oggi? Ma ecco, ma lei come faceva a... Lei si preparava ovviamente, gran fisico, ma ci si faceva pure male? Beh... È chiaro che quando si fa una scena d'azione si deve prevedere un po' tutto, no? Cercando di limitare i rischi al massimo. Poi c'è sempre un piccolo punto interrogativo che magari all'ultimo momento non hai calcolato. Però, insomma, in linea di massima al 95% si cerca di controllare il pericolo. E certo, la tecnologia adesso ha fatto passi da gigante. Ma la paura del vuoto, mi scusi la domanda, la paura del vuoto, cioè... Beh, se hai la paura del vuoto non fai solo lavoro. Pure io. Brava, bingo! No, va bene. Cioè, ma non che poi sai che cosa... Man, no, ma... può essere pure, perché non è che ha detto una cosa umani. Sbagliata. Però ognuno di noi, che fa il suo lavoro, è magari è più bravo a fare una cosa, meno bravo a fare un'altra, perché uno cerca di chiudere il cerchio a 360 gradi e di fare un po' tutto. Però c'è uno che è più bravo con le moto, l'altro è più bravo con le macchine. E lei in che cosa è bravo? Niente. No, scherzo. Allora! No, veramente. Sì, no, diciamo un po' tutto, specialmente la parte acrobatica a terra, ma insomma, quando capita un film devi saper fare tutto, deve essere un altro, montare un duello, fare un duello, andare con la moto, fare una caduta, insomma, chi fa il nostro lavoro lo sa fare. Ecco, il fuoco. Il fuoco, cioè, ed è questi effetti speciali viventi, come Ilaria Feole giustamente ha detto, sono parte importantissima nei film, no? Cioè, pensiamo ai film di Bud Spencer e Terence Hill. Hai voglia a volare, a fingere di aver preso il pugno e a buttarti per terra? Sì. Poi la bravura non è tanto nel dargli i cazzotti, i pugni, e nel riceverli, per cui devi prendere un effetto giusto. Ne sa qualcosa, tanti altri miei colleghi, sicuramente tutte le scalzottate, Bud Spencer, cioè, qua volavano, eccetera. È chiaro che l'azione la fa più chi le prende a momenti che chi dà il pugno. E devono, Ilaria, sembrare a noi in sala devono sembrare assolutamente veri. Autentici, devono sembrare veri. E questa non è una cosa da poco. Infatti, sicuramente il cinema ha fatto passi
avanti da gigante a livello tecnologico, molte di queste cose ora si possono magari rimpiazzare con un green screen, con lo schermo verde, con gli effetti digitali, ma credo che non sia un caso se per esempio un attore come Tom Cruise ci tiene ancora a fare i suoi stunt in prima persona e che si veda la sua faccia, perché il pubblico un po' la differenza la sente. Beh, secondo me lui è supportato da molta tecnologia, ma è un grande atleta, ha un grande cuore. È un grande cuore. Sì, è vero, hai tutto intorno, i rischi al minimo, però c'è sempre. E c'è una mamma che evidentemente non si preoccupa troppo. Allora, noi abbiamo tantissime cose da farvi vedere. È stato controfigura di Dustin Hoffman nell'Uomo del Labirinto di Donato Carrisi. Sì, ho avuto questa grande fortuna e questo grande onore di controfigurare Dustin Hoffman, tra l'altro non è neanche una piccola cosa, però ha bisogno da controfigura per non rischiare, e quindi io ho conosciuto il grande Dustin Hoffman. E no, è anche Dustin Hoffman che ha conosciuto il grande Massimo Vanni, che lavora con Martin Scorsese in Gangs of New York, una New York tutta ricostruita a Cinecittà. Vediamo. Arriviamo subito da Ilaria. Che cosa c'era dietro le quinte? No, lì è quel piazzale dove c'era questa grande bagarre, questa grande scazzottata. Scazzottata, lì volavano i pancreas. Tutti. Martin Scorsese voleva, credo, almeno 200 stunt, ma 200 stunt non c'erano. Quindi davanti c'eravamo noi, diciamo, i professionisti, e dietro c'erano dei ragazzi, chiamiamo, diciamo, dei young, semi-stunt. Quindi, sai, nella foga poteva capitare che qualcuno prendesse un pugno o si facesse un po' male, niente, però erano già preparati, perché io vedevo c'erano autoambulanze dietro per prevenzione, ma no, nel senso, ma non è mai successo niente. Ma giustamente, cioè, per tutelare, niente di particolare, per tutelare però, il vostro lavoro, però, certo. Giustamente la produzione metteva... E anche dentisti. Ilaria Feole, è un grande film... Un colossal girato a Roma. Un vero e proprio colossal che, tra l'altro, Scorsese aveva nel cassetto da più di 30 anni, lo voleva fare inizialmente con Robert De Niro e Meryl Streep, insomma l'ha cullato, coltivato per decenni, finalmente è riuscito a farlo e l'ha fatto con il grande spirito del colossal vecchio stile, quindi ha fatto ricreare tutta la Manhattan dell'Ottocento dentro un teatro di posa di Cinecittà. Mamma. E l'ha creata il grande maestro Dante Ferretti. Qui scusate, ma come dei gechi, non ce la siamo più neanche in piedi. Ha ricreato quasi 2 chilometri di strade, di edifici di Manhattan. Affascinante proprio la scenografia. Un lavoro incredibile. Scenografia. Era New York, era la New York dell'Ottocento. Gli inseguimenti in auto e in moto... Vabbè, io lo dico, Gigi Proietti, io sono Babbo Natale, è l'ultimo film di Gigi Proietti e sì, Massimo grande Vanni... Grande Gigi Proietti, grande. Avete lavorato insieme. Sì, ho avuto veramente questo onore di stare un attimo, di aver partecipato in questo film. Facevo un piccolo personaggio, però mi ha dato modo di conoscere, di stare un attimo... a fianco al grande Gigi Proietti. Era un gigante, eh? Grandissimo. Era un gigante lui. E Massimo Vanni faceva uno dei quattro... della banda. Paradelinquenti. Esatto. Delinquenti buoni, alla maniera, di Paciocconi. Paciocconi. Allora, The Mountain, un film girato con il telefonino, attenzione, nella regia di Mirko Alivernini. Vediamo, ne vediamo una piccola parte e poi rientriamo subito in studio. Grazie. Dai. Lei mi caccia via perché ha paura della verità.
No, io la caccio perché nessuno crede al suo amico Montanaro e neanche lei dovrebbe, mi creda. Chi è? Come si allena? Cioè, quale, mi dia una ricetta della sua prestanza. Non allora, fuma. Io ho cominciato, diciamo, a fare, tra virgolette, una vita sana fin da bambino. No, non fumo, no, forse ogni tanto un bicchiere di vino la sera, ma insomma... Vabbè, sono attento, non fa male a nessuno. Attento, sì, sono molto attento a mangiare senza essere proprio maniacale, insomma. Fa pesi? Poi faccio un po' di tutto, quindi vado a correre, vado un po' in palestra. E vorrei anche dire che spesso quando viene il circo, io sono molto amico del circo Togni, del circo americano, sono grandissimi amici miei, anche perché questa amicizia me la devo a Giuliano Gemma, che era un grande, e quindi io andavo con lui, quindi io lo seguivo. Poi dicevo, all'inizio non conoscevo Giuliano, poi dopo sono diventato amico e è nata una bella amicizia. E io cercavo sempre di fare quello che faceva Giuliano, perché lo ritenevo un po' il mio faro. Beh, questo è come faro, è stata un'ottima scelta. Non abbiamo parlato, ma lo facciamo vedere questo libro. Mi chiamavano Gargiulo. Massimo Vanni, attore stuntman, prefazione di Enzo G. Castellari. Questo è un'altra pagina della sua vita. Sì, 50 anni c'era, grazie ad un'idea di Andrea Girolami, figlio del grande Enzo Girolami Castellari. Sì. Una sua idea che abbiamo scritto, diciamo, durante la pandemia, e ci abbiamo messo un paio d'anni. Beh, ma questo alla fine... è il Gargiulo che era accanto a Thomas Milian. Thomas è stata un'altra parentesi incredibile. Questo è... Non abbiamo raccontato di come Massimo Vanni mi abbia detto molto gentilmente può parlare un po' a voce alta, perché con tutti gli spari sento un po' poco da un orecchio. Dopo tutte le cose che ha vissuto, sì, sento un po' poco da un orecchio. Perché a forza di, specialmente... quando si fa una scena d'azione, i colleghi vicini sparano all'altezza d'uomo, specialmente quando si è in un interno, rimbomba tutto. Quando spariamo tutti i giorni, ne vengono fuori. Ma se sono diventata un po' sorda anche per questo. I rischi del mestiere. Ilaria Feule, grazie di essere stata con noi. Grazie veramente. A prossima presenza qui in studio. Massimo Vanni, grazie. Grazie. Ora non ci salutiamo facendo una capitombolo soltanto perché oggi ho i tacchi. Questa è l'ora solare, grazie a tutti. Grazie di essere stato con noi, bellissima. Grazie.